Era una frizzante notte autunnale, verso 1:30 di notte. Tutto era buio e silenzioso sulla Bray Road che collega l'autostrada 11 alla County Road NN. Lori stava tornando a casa dal suo lavoro come direttrice dell'Elkhorn Lodge ed è stato allora che ha visto qualcosa di strano. Al lato della strada, una figura grigio-marrone scuro era inginocchiata con le spalle rivolte verso di lei. Le sue orecchie corte e appuntite erano l'unica cosa reale a risaltare. Mentre Lori si avvicinava, si voltò, mostrando la sua strana faccia canina. I suoi gomiti erano sollevati e i suoi artigli erano rivolti verso l'esterno, quindi sapeva che aveva gli artigli. In seguito disse di ricordare i lunghi artigli che sembravano trattenere animali investiti e i suoi occhi che riflettevano il bagliore dei suoi fari. Sembrava alto 1,70 m e pesava 150 libbre, da quello che poteva capire a una rapida occhiata. Tuttavia, a differenza della maggior parte degli animali selvatici, questa creatura canina non scappò via, ma, invece, la guardò direttamente negli occhi. Lori se ne andò. Sentiva che era così simile a un essere umano che non poteva esserci traccia di un animale selvatico in quegli occhi. Ancora oggi crede che fosse satanico. Ebbe la sensazione che fosse pura malvagità. Non crede davvero nei lupi mannari, di per sé, ma crede che qualcosa possa essere evocato. Sua nonna era molto religiosa e anche la nonna ci credeva. A un certo punto, Lori andò a raccontare la sua storia al Walworth County Animal Control e la sua sarebbe stata una delle prime a entrare nella busta manila dell'ufficiale addetto al controllo degli animali John Fredrickson, etichettata Lupo Mannaro, e dove sarebbe stato raccolto il primo di molti avvistamenti della bestia di Bray Road.